confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di aquino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free ed Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Due le notizie importanti di oggi. L'elezione di Elly Schlein a segretario del Partito Democratico e l'ennesima tragedia del mare. Io direi di iniziare da quest'ultima notizia. Non ho parole. Questa volta venivano dalla Turchia. Facevano un'altra rotta. Io mi chiedo a cosa siano serviti i soldi che l'Europa ha dato al dittatore turco Erdogan. Sono rimasto male, lo confesso. Chiunque penso che sia rimasto male vedendo certe scene, bambini morti. La colpa è dell'Europa. Per fortuna che questa volta il nostro Presidente della Repubblica si è svegliato un po' dal torpore. Ha fatto capire chiaramente all'Europa che devono fare qualcosa. Ma quelli se ne fregano. Il guaio è dell'Italia, non c'è niente da fare. Ieri mi sono imbattuto, come faccio spesso la domenica, prima della domenica sportiva, io sono un calciofilo, vedo gli ospiti di Massimo Giletti, un giornalista che io ho sempre apprezzato, ma anche lui ultimamente si sta distinguendo. Tutti sanno che la 7 è un covo di rossi, non c'è niente da fare. Però io vorrei dire a Massimo Giletti, dove li vai a trovare certi ospiti? Ieri sono sicuro che all'ascolto c'è qualcuno che ha seguito la trasmissione Non è l'Arena. Hanno intervistato due personaggi che te li raccomando. Due calabresi, un ex funzionario di polizia, non ho ben capito
cosa facesse prima, e un prete rosso fino al midollo. Allora io mi chiedo, caro Massimo, hai dato la possibilità a un certo Amodeo, l'ispettore, l'ex ispettore di polizia, di dire delle cose gravissime all'indirizzo di quelle persone che avrebbero dovuto, potuto soccorrere, perché ha detto anch'io anni fa ho soccorso nelle stesse situazioni, mare mosso, le persone, e ha messo in dubbio la volontà dei soccorritori. Lo stesso padrone di casa, Massimo Giletti, visibilmente in difficoltà, ha cercato di prendere le distanze, ha dovuto leggere anche un comunicato che gli ha mandato anche la Guardia Costiera, quindi anche dei tecnici hanno detto che non si potevano soccorrere. Ma mi ha colpito l'arroganza, la tracotanza che è propria dei compagnucci di sinistra, eh? Quel loro scaricare, sanno sempre tutto loro, sono i più bravi. Massimo Giletti, ma qualche volta intervista anche qualcuno di destra, li vai a cercare con il lanternino, perché quei due personaggi che mi hanno fatto arrabbiare ieri sera, l'Amodeo e il sacerdote, l'hanno fatta grossa fuori dal vasetto, e sono sicuro che ci saranno delle ripercussioni. Come puoi tu, signor Amodeo, mettere in dubbio la volontà dei soccorritori se una cosa del genere l'avesse detta qualcuno del centrodestra? Non vi dico, a quest'ora sarebbe successo il finimondo, sarebbero andati avanti per settimane e settimane. Loro sono autorizzati a dire quello che vogliono, è questo che mi colpisce. Vedete, io ultimamente nel mio esercizio di critica ho preso le distanze dall'atteggiamento del nostro esecutivo. Per la mia coerenza io non manderei neanche un proiettile, una cartuccia, però non è possibile accettare passivamente queste gratuite esternazioni. In effetti lui ieri sera ha fatto passare un concetto che, se l'intervento fosse stato mirato, si potevano salvare quelli che sono morti. Guardate che ha dell'incredibile. Mi aspetto le sue scuse. Mi sa che non devo più guardare Giletti. Massimo, anche tu ti lasci influenzare dall'aria di sinistra che alberga in quella emittente, non c'è niente da fare. Anche tu ti stai inquinando, perché avresti dovuto intervistare anche qualcun altro, invece il discorso è a senso unico. Solidarietà alle persone scomparse. Io da anni dico che l'Europa è la maggiore responsabile di quello che sta accadendo. Ho le registrazioni. L'unica cosa positiva dell'altro giorno, lo confesso, è stato l'intervento di Mattarella. Non poteva questa volta
starsene in silenzio, come fa spesso. Il nostro presidente ogni tanto si gira dall'altra parte, stavolta ha preso posizione e ha rivolto un j'accuse all'Unione Europea, ma quelli se ne fregano dell'Italia. Adesso lasciatemi dire qualcosa sulla vittoria di Elly Schlein. Bene, io nelle settimane scorse ho detto che avrei avuto piacere se avesse vinto la Schlein, per un motivo molto semplice: vista la caratura dei due personaggi, Stefano Bonaccini, personaggio di spessore, governatore dell'Emilia-Romagna, moderato, e questa ragazzina, non vi leggo il suo palmarès, non vorrei rischiare anch'io, ma mi fa pensare questa ragazza già è in combutta con quelli dell'estrema sinistra. Io penso che ci sarà una scissione, qualcuno non mi crederà, non sarà immediata la scissione, ma a lungo andare usciranno dal Partito Democratico tanti personaggi che andranno ad affollare l'area del terzo polo, e la Elly Schlein rimarrà con questi personaggi. Fai vedere con chi è in compagnia la Elly Schlein. Eccoli qui, questi due famosi personaggi: Abubakar Soumahoro e il nuovo segretario del PD, la Elly Schlein, sorridente. Ne vedremo delle belle, perché vedrete che il nuovo segretario piddino tenderà a fare rientrare quelli che sono usciti, fra cui Abubakar Soumahoro, e ne vedremo delle belle. Quindi la qualità manca, è il mio punto di vista, qualità che poteva essere assicurata da Stefano Bonaccini. Mi fermo una manciata di secondi e poi mi attarderò a dirvi qualcosa sulle modalità del voto. C'è qualcosa che non torna. Grazie. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Estate, arriva il caldo. Ma l'acqua, la nostra risorsa più preziosa, va sempre usata in modo intelligente. Ci sono alcuni semplici consigli da mettere in pratica per il bene di tutti. Assicurarsi che i rubinetti di casa siano sempre ben chiusi e che non gocciolino. Non far scorrere l'acqua inutilmente quando ci si insapona o si lavano i piatti. Preferire la doccia al bagno in vasca.
Evitare di usare l'acqua potabile per innaffiare orti e giardini e per lavare le macchine o i cortili. Sono i consigli di ETRA, futuro sostenibile. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Nei circoli aveva vinto, come previsto, abbondantemente Stefano Bonaccini, quelli che contano. Ma quelli che sono andati nei gazebo, migliaia e migliaia di sconosciuti, hanno sovvertito le elezioni. Già ci sono in rete dei filmati di persone che hanno detto che sono andati a votare 3, 4, 5 volte. E poi ricordatevi che si sono mossi anche gli stranieri, i marocchini, che già hanno contribuito a far eleggere 3 europarlamentari. Mostra questo contributo, perché la carta canta. Qatargate, le rivelazioni di Panzeri, i voti dei marocchini in Italia decisivi per eleggere 3 eurodeputati del Partito Democratico. Avete capito cosa è successo? Era inevitabile. Quante stranezze hanno manipolato il voto nei gazebo, mandando in giro i loro uomini. Chiudo la mia opinione oggi portandovi a conoscenza di una novella buona per me, che porta acqua al mio mulino. Ve la ricordate quella coraggiosa, indomita preside che si è lavata la bocca, ha parlato di fascismo, eccetera, e io dicevo: andiamo a vedere il curriculum, vediamo chi è sta cristiana. È venuto fuori quello che prevedevo io. Piddina! Dai, regia! La preside di Firenze era militante del Partito Democratico e della CGIL, l'autrice della lettera del caso Val di Tara. Si dovrebbe solo vergognare quella preside. Quanta scorrettezza che c'è a sinistra, non c'è niente da fare. Va bene, dai, penso che anche per oggi possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco. Più di 4.000 adozioni in 10 anni. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1 a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore.